Dov'è Dio? Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. Egli è immenso. Dio è l'immenso. Immenso è ciò che non è misurato e non può esserlo. Si possono misurare soltanto le cose stese nello spazio e nel tempo, con misure lineari di capacità, di peso, di tempo, minuti, ore, anni, secoli. Essendo infinito, Dio è sopra lo spazio. Essendo eterno, è sopra il tempo. Egli è semplicissimo, inesteso e quindi non può essere misurato. Eterno e quindi senza principio e senza fine. Egli è immenso. Nel simbolo atanasiano diciamo immenso il Padre, immenso il Figlio, immenso lo Spirito Santo, ma non sono tre immensi, bensì un solo immenso. Parlando dell'immensità divina, la Scrittura dice che Dio è pile alto dei cieli, più profondo dell'inferno. La sua misura è più lunga della terra e più larga del mare. Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. L'immenso non può essere contenuto in nessun luogo, né chiuso nello spazio o nel tempo. Il cielo, la terra, tutto lo spazio e tutto il tempo sono pieni di Dio, ma non lo limitano in modo che sia in un posto o in un altro posto, prima e non dopo. Dio, creando e conservando le cose, si rende presente in esse con la sua potenza, senza di cui nulla può esistere. Con la sua presenza, con cui conosce tutto ciò che crea e governa. Con la sua essenza, inseparabile dalla sua potenza e dalla sua scienza, che si identificano con lui. Il salmista chiedeva a Dio: dove andrò per sfuggire al tuo spirito e dove fuggirò dalla tua presenza? Se salirò in cielo, tu ci sei, se discenderò nell'inferno, tu sei presente. Se al mattino presto prenderò le ali e andrò ad abitare agli estremi confini del mare, anche là mi condurrai con la tua mano e mi terrai la tua destra. Nell'uomo giusto Dio è presente in modo ancora più intimo e sublime, mediante la grazia che ci fa partecipi della divina natura. In Cristo Dio è presente, tanto intimamente che la natura umana assunta è unita al Verbo in una sola persona.